Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un giochino per il telefono che si chiama Traffic Rider. Mi raccomando, se volete altri video di questo genere, raggiungiamo almeno i 25 mi piace e ve ne porterò altri in seguito. Vi lascio al video. Ciao ciao! Eccoci qui con il gioco. Allora, molto semplicemente abbiamo la nostra bellissima moto, io già ci avevo giocato, sono all'incirca, sì, sono a livello 20. Allora, diciamo, lo scopo di questo gioco è fare vari obiettivi, tra cui, ora vi faccio vedere, modalità carriera, per esempio, taglia il traguardo nel tempo, per guadagnare un decimo di secondo dovremo fare sorpassi al limite, e se faremo le impennate guadagniamo 3 decimi di secondo a volta. Poi ci sono vari checkpoint che ci ridanno i secondi, poi ci sono varie missioni come sorpassa 20 auto, percorri 8 km. Ora facciamo la missione 24. Eccoci qui. Potete apprezzare il bellissimo rumore della mia moto. Ora vi faccio vedere. Vedete, così abbiamo guadagnato 0,1 secondi. Quindi sempre più sorpassi al limite, sorpassi al limite. Ci siamo. Mancano 8, 7 secondi, 7 secondi. Siamo riusciti, passiamo qua in mezzo, vedete, abbiamo guadagnato 15 secondi più quelli. Ora impennatona. Ok, questo è l'esempio di una delle cose che non dobbiamo fare assolutamente. Ora mi sa che purtroppo per... di solito non sono così quando gioco, è l'emozione di registrare ogni volta che gioco su. Ok, pure perso, fantastico. Ho dato qualche spiccio e con questi soldi poi possiamo fare gli upgrade alla nostra moto. Ve li faccio vedere, possiamo fare gli upgrade alla nostra moto, possiamo cambiarle colore, possiamo comprare i guanti per il nostro personaggio e poi prossimamente arrivano le decalcomanie. Poi naturalmente più andremo avanti nel gioco potremo permetterci moto avanzate, tranne purtroppo la bellissima R1 che non possiamo assolutamente acquistare perché è l'unica senza prezzo, però vabbè, sicuramente dovremmo comprarla con i soldi, ma sta perfettamente bene là. Ora facciamo un'altra partita. Prendiamo la nostra moto, che sennò dove andiamo? Ok. Questa volta è quella buona, eh. Stiamo guadagnando un sacco di secondi. Andiamo, andiamo. Rischiamocelo un pochino perché senza rischio che gusto c'è, sennò. Siamo qua in mezzo così. Scusate il lag, guarda come andiamo spediti, non ci ferma più nessuno, attenzione. Queste sono le sfortune, ragazzi, però con l'impennata possiamo subito riguadagnare velocità. Te lo giuro, non sono sempre così. Lo dico che facciamo, facciamo una bella prova a tempo, così almeno faccio vedere quanto sono forte veramente. Ci siamo, eh. Naturalmente l'obiettivo di questa prova è fare, come vedete qua in alto alla vostra sinistra, più punti possibile. Più andremo veloci, naturalmente più guadagneremo punti e dovremo fare una striscia di sorpassi. Vedete? Qui siamo già in per due. Mi raccomando, arriviamo almeno a 80.000 di punteggio. Giusto per gradire. Vedete che qualche sorpasso al limite lo posso fare pure io. Mo non sbaglio più, non sbaglio più. Guardate la bravura. Guardate la bravura, ragazzi, attenzione. Ci stiamo, rischiamo un pochino perché sennò diventa veramente troppo semplice. Occhio. Rischiamo un po', rischiamo un po' troppo, però dai, c'è pure il freno ogni tanto che ci fa sbagliare, ma questi sono piccoli dettagli. Pensate nella vita reale a fare un botto del genere, ma state scherzando, il botto, il botto che facciamo. Se poi io levo la mano per parlare, no? Perché purtroppo, siccome sono romano, gesticolo, si sposta tutto quanto e non è per niente facile giocare, ve lo assicuro. Però vabbè, dai, è andata così, siamo fatti questi 1000 crediti. Se vi è piaciuta,
lasciate i 25 mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e lasciare un bel mi piace anche sulla pagina Facebook. Ci vediamo, ciao!